Salve, buongiorno e benvenuti, io sono Violetta e questo è un nuovo video, anzi una nuova serie di video che si chiameranno Come ti arrangio il look? I video in cui vi racconto come arrangio i look dei Vector Broadway nei nostri videoclip. E Vector Broadway siamo io, Luke, Alberto e Arianna, siamo tutti attori e cantanti e Luke anche musicista. Insieme abbiamo fondato i Vector Broadway, nome con cui abbiamo chiamato anche il nostro canale, che per tutti noi è un secondo canale, in cui siamo un quartetto canoro dove riproduciamo nel nostro stile medley, duetti e brani tratti dai film Disney, i film d'animazione, i musical, i cartoni animati e chi più ne ha metta. Finora abbiamo fatto Anastasia, Parigi alla chiave del cuore, Dumbo, quale horror, che terror, i rosa elefanti no, Sailor Moon, i cristalli dell'amore sono almeno tre, il trono di spade, oh, oh, e oggi è uscito anche Aladdin. Le notti d'Oriente, fra le spezie e i bazar, ladro, cane, molla, il pane, ne possiamo parlare. Oh mister Aladdin, questo mondo è qui per te, grande Ali, principe Ali, Ali Ababa, muscoloso, meraviglioso, vale per tre. Non tornerò mai più, mai più laggiù, è un mondo che appartiene a noi. Nell'info box vi lascio il link al nostro canale e il link al medley di Aladdin. Vector Broadway è ancora un progetto no budget, almeno per il momento, su cui siamo noi a fare un investimento, più che altro di tempo, impegno, creatività e bucio de culo. Una fantastica crew di videomaker ci aiuta nella realizzazione dei nostri videoclip e qualcuno di noi per il momento ha anche un doppio ruolo. Ad esempio, Luke canta, sì, ma si occupa anche di realizzare tutti gli arrangiamenti dei Vector Broadway. Scriverli, orchestrarli e tutto quello che deve fare un musicista e fonico. E che io ovviamente ignoro. Io nel mio piccolo mi sono improvvisata costumista. Non sono certo una sartafina, ma con tutte le scenesate che ho accumulato nei secoli, qualcosa la riesco a rabbattare. Ringrazio le persone che mi hanno scritto per proporsi nell'aiutarmi nella realizzazione di costumi. Le ricontatterò presto, abbiate un po' di pazienza e cercheremo di trovare il modo migliore per collaborare, perché ci fa davvero un sacco piacere. Andiamo dunque a vedere come, perché ho realizzato i nostri look. Tutte le cose che vedrete, alcune le ho prese su Amazon, altre no, ma cercherò di mettervi anche i link delle cose che non ho preso su Amazon, magari trovando qualcosa di uguale o trovando qualcosa di simile. Troverete tutto quanto nell'info box. Sappiate che io ho l'affiliazione con Amazon, quindi se sceglierete di acquistare qualcosa con uno dei link qui sotto, contribuirete ai futuri investimenti per i prossimi costumi dei Vector Broadway, che in calendario saranno in ordine Toy Story e Il Re Leone. Il concept: non potendo, come al solito, riprodurre in maniera fedele i costumi originali del film, ho deciso di arrabattare qualcos'altro. Perciò ho rivisitato tutto in chiave casual, ma anche street, ma anche per alcuni personaggi hip hop e addirittura stile idol giapponese, ma anche un po' ghetto girl, con immancabili elementi arabi e medio orientali. Andiamo a vedere. Dunque, cominciamo con Luke, che interpreta Aladdin, perché è uguale ad Aladdin e anche perché così ha avuto l'opportunità di usare, come la chiama lui, la sua voce Disney, che è una cosa che in realtà detesta, però io mi diverto invece a sentirlo usare la sua voce Disney perché è perfetto. Per lui ho scelto di usare una t-shirt di lino di colore chiaro con un gilet bordeaux, che però è stato tutto quanto tagliuzzato per dare un po' la sensazione di straccione tipica di Aladdin. Poi per i pantaloni ho lasciato semplicemente che indossasse i suoi jeans, le scarpe non si vedono e quindi non ce ne siamo curati. Ai polsi indossa dei polsini rossi realizzati con degli scampoli di una stoffa rossa che in realtà è elasticizzata, però è stato un caso, non è stata una cosa voluta. E invece sul
sulla testa ha quello che sembra un cappellino, ma in realtà è una pashmina, una sciarpina traforata, arrotolata sapientemente dalla nostra Alessandra, che in realtà è una makeup artist, ma è molto brava ad acconciare i capelli, e quindi l'abbiamo coinvolta nella realizzazione di tutte quante le acconciature che vedrete nel videoclip. In questo caso ha realizzato addirittura un copricapo con questa mia pashmina viola, quindi proprio il top del top, davvero molto creativa. In realtà Aladdin ha un copricapo rosso e un gilet viola, però io purtroppo non sono riuscita a trovare questi elementi a colori invertiti, più che altro non sono riuscita a trovare un gilet viola che mi convincesse del tutto, e quindi ho deciso di invertire i colori. E effettivamente nel film, nel live action di Aladdin, non nel cartone animato, i colori sono invertiti. Infatti lui indossa un gilet rosso scuro, rosso bordeaux, e un cappellino viola, quindi in qualche modo avevamo sistemata, diciamo. Luke ha ancora il suo fantastico ciuffo acquamarina e quindi abbiamo dovuto scurirlo proprio come nel Trono di Spade, e anche qui Alessandra l'ha scurito con del cerone, diciamo, nero, cioè gli acqua color fondamentalmente che si usano per truccare il viso, lei le ha utilizzati sui capelli e l'effetto, devo dire, è proprio quello di una tinta, certo temporanea, però ci sta tutto. Poi invece per il make-up questa volta se n'è occupata la nostra Silvia, che è la make-up artist titolare. Le ho chiesto di scurire la pelle di Luca con un fondotinta un po' più scuro. Lui, diciamo che ha già una carnagione un po' più scura, però non pia mai il sole, quindi non lo so, a me mi sembra bianco cadaverico, lui dice di avere una carnagione scura, ma ok, e quindi l'abbiamo dovuto scurire un pochino col fondotinta per dargli questa sensazione abbronzata. E poi ho chiesto di truccare gli occhi di modo che sembrassero un po' medio orientali, perché molti uomini medio orientali sembra che abbiano gli occhi truccati, perché hanno la rima interna degli occhi particolarmente scura e delle ciglia molto folte e molto lunghe, quindi sembra che indossino matita e mascara, e anche la pigmentazione delle palpebre di solito è più scura e quindi sembra che indossino proprio un ombretto. Perciò Silvia è andata a realizzare questo sul viso di Luca. Stessa cosa ha fatto con Alberto, che invece è il nostro mercante. Anche ad Alberto ha fatto un magnifico lavoro sugli occhi, in più Alberto ha questa bella barba folta, molto nitida, molto netta, si prestava molto bene al personaggio. Lui è un po' il nostro mercante perché canta Le notti d'Oriente, e quindi è questo personaggio che apre il videoclip, apre la storia di Aladdin, un po' misterioso, che racconta questa storia misteriosa, questa storia magica. E inoltre Alberto è andato a coprire anche dei piccoli ruoli, perché sapete, lui fa le voci e quindi ha fatto varie voci sparse nella canzone, o comunque ha fatto parte dei cori, e quindi diciamo che lo vediamo ricomparire in, diciamo, ruoli diversi. Diciamo che non sono riuscita a creare dei doppi costumi, tripli addirittura, per tutti quanti i personaggi, quindi qualcuno l'abbiamo dovuto un po' adattare. Ad esempio, tornando ad Aladdin, nella scena del mondo è mio, in cui lui in teoria è già principe, non sono andata a fare un secondo costume, bensì abbiamo adattato, abbiamo preso un'altra pashmina, la pashmina che tra l'altro poi viene usata anche da Alberto, beige, tutta traforata, e Alessandra ha fatto un altro cappellino per Luca, soltanto dei toni del beige, che quindi riprendono la sua t-shirt, da cui abbiamo tolto il gilet stracciato, e invece gli ho messo uno scialle che è un po' Wakanda in realtà, però comunque ci stava bene con questo rosso nobiliare, ecco, e abbiamo arrabattato così il principe Ali. Tornando ad Alberto, Alberto indossa la stessa camicia di Luca ma in un colore differente, un marrone bello scuretto, diciamo. Anche lui indossa i jeans sotto, le scarpe sempre non me ne sono curata, tanto non si vedono. Poi sopra gli ho messo un grosso scialle molto 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 bello, con una decorazione molto bella che forse non si vedrà tanto, però fa la sua porca figura comunque, e un altro piccolo scialletto beige, che è lo stesso che poi Luca porta in testa e sembra un cappellino in A Whole New World. Per il capo invece ho preso un piccolo turbante
sempre marrone per fare un po' pandan con la maglia, e poi ho usato un'altra sciarpa marrone che abbiamo infilato sotto al turbante e fuoriesce dal turbante e poi si riaggancia dall'altra parte. Un po' ricorda questi copricapi arabi che hanno la parte superiore e hanno questa sciarpa sotto, questa specie di scialle sotto, però un tutt'uno. Invece io ho fatto un mix di un cappello e una sciarpa, ma non si capisce adesso, però avete, vi ho svelato la magia del cinema. Per le sue altre comparsate ho riutilizzato, gli ho tolto il turbante, ho riutilizzato gli stessi scialle posizionati in modi diversi, quindi una volta ne porta uno in testa, una volta ne porta in testa un altro, insomma. Che cazzo di cane! L'unico doppio costume che ho dovuto assolutamente fare è stato per Arianna, perché Arianna ha due ruoli molto importanti ma ben distinti, che sono quello di Jasmine e quello di Jafar, e quindi ovviamente qui in questo caso bisognava per forza fare due costumi differenti. Cominciamo con Jasmine. Allora, Jasmine, Arianna è uguale a Jasmine e quindi è veramente perfetta con i suoi lunghi capelli corvini, però al tempo stesso era anche un buon carattere per fare Jafar, perché lei è molto magra e quindi con il trucco giusto, i suoi lineamenti magri, il suo essere così esile, le sue dita lunghe potevano ricordare la fisicità di Jafar. La nostra makeup artist Silvia ha fatto un lavoro spettacolare, sia truccandola come Jasmine, e quindi questo trucco arabico principesco con queste lunghe ciglia finte, super brillante, meraviglioso, e poi è riuscita a trasformarla completamente in Jafar, scolpendole gli zigomi, disegnandole la barba, ingrandendole le sopracciglia, scurendole gli occhi. Veramente un lavoro fantastico. Per Jasmine ho scelto degli elementi che ricordano il costume di, della versione Disney, del cartone animato Disney della principessa Jasmine, con degli elementi un po' ghetto street. Indossa una magliettina color, diciamo, acquamarina, Tiffany chiaro, ecco, con delle maniche un po' particolari, perché sembra che abbia questa maglia delle bretelle e c'è questo spazio che lascia scoperte le spalle. E questa cosa un po' ricorda il top di Jasmine, soltanto che qui abbiamo una maxi maglia invece che si appoggia su un jeans aderente, e per lei le scarpe le ho trovate, ma giusto perché ce le avevo e ci stavano bene, però in realtà poi non si vedranno. Le ho preso delle ballerine dello stesso colore della maglia, o quasi. Poi due elementi che sembrano anche evitabili ma in realtà fanno una differenza enorme, e sono gli accessori, i gioielli. La collana, che è una collana fatta a fascione che le gira intorno al collo e che ricorda moltissimo il fascione, il blocco metallico che indossa la principessa Jasmine, e dei grandi, grandi, enormi orecchini come li indossa Jasmine e come li indosso io adesso in realtà. Questi qua facevano parte dello stesso pacchetto, c'erano tre paia di orecchini, questi qua che indosso io, quelli che ha indossato Arianna e un altro paio ancora, e praticamente questo è l'elemento un po' ghetto street insieme ai jeans e alle ballerine, perché sono appunto questi tipici orecchini che indossano alcune, io l'ho visto indossare da alcune ragazze americane, un po' Jordi Shore, un po' Jersey Shore, sono veramente fichissimi, col capello corvino poi fanno una coattanza che è veramente uno stile. Ecco, secondo me questi orecchini Dania si potrebbe mettere. Arianna indossa anche un orecchino al naso e non gliel'ho fatto togliere per lasciare questa atmosfera abbastanza moderna, e i capelli Alessandra li ha acconciati molto similmente a come li porta Jasmine, quindi questi due morbidi fascioni che le incorniciano il viso, e poi una coda bassa che però le ho chiesto di interrompere con degli elastici, e quindi creando questa sorta di cuscinetti di capelli. Per Jafar invece ho recuperato un turbante da Shinagor Furgone, questa volta nero di vellutino, e poi questo piccolo turbante aveva una fascetta in cui inserire qualcosa, e ci ho inserito alcune piume rosse. Rosso e nero sono i colori del costume di Jafar. Lui tra l'altro ha un pennacchio rosso nel costume originale del cartone animato. In questo caso io ho usato più di una piuma, non solo perché ricordava il pennacchio rosso di Jafar, ma anche perché così era uno strizzare l'occhio a Iago, il personaggio di Iago, il pappagallo, che non abbiamo, a parte il nostro montatore si chiama Iago e quindi insomma queste piume che ricordano un po' Iago. E poi ho utilizzato questo scialle di seta di Shantung, che è una seta grezza che rimane molto
molto molto rigida e che avevo acquistato, ne avevo prese anche alcune di altri colori, in un negozio dove lavoravo un bel po' di anni fa. Sono davvero molto belle e molto brillanti e quindi l'ho utilizzata a mo' di scialle, mantelloso per Jafar, e poi sotto una semplicissima tunica abito, tutta nera, dritta, semplice. Credo che sia una specie di copricostume, niente di elaborato, però mi serviva per darle questa figura netta, anche se poi credo che siano state usate nel videoclip solo le clip dove lei si vede a mezzo busto, primo piano al massimo, e quindi non si vede il costume intero. Maledizione. Però va bene lo stesso. Allora, io invece interpreto il genio, una versione femminile del genio, che quindi è stata veramente un'angoscia fare. Cioè, da una parte ero contentissima, in realtà l'ho proposto io, se proprio devo dirvela tutta, quella di fare il genio, perché mi piaceva tantissimo l'idea di fare questo personaggio, mi piaceva l'idea di una trasposizione al femminile di questo personaggio. Lo devi personalizzare a modo tuo e non è facile, perché potrebbe venire una cosa di dubbio gusto. Insomma, io non so se sono riuscita a dare onore a questo personaggio, me lo direte voi nei commenti, non siate troppo cattivi, io ci ho messo davvero tutta me stessa, che paracula che sono. Per quanto riguarda il costume, ho pensato più o meno la stessa cosa, ovvero non emulare il costume, se così possiamo dire, del genio, ma creare qualcosa di completamente diverso, completamente nuovo, che quindi potesse dare un colpo d'occhio completamente differente. Una volta capito che l'imitazione sarebbe stata fallimentare, ho deciso di creare un look che è un misto tra uno street hip hop sportivo, un look anni 90 molto spice e anche un pizzico di stile idol giapponese. Nel videoclip mi vedrete indossare una t-shirt aderente con gli spacchi sulle spalle simili a quelli di Jasmine, però in questo caso la maglia è aderente ed è a maniche lunghe, di colore ovviamente blu, e ovviamente de sudame merino 100% puro, riga. Per il sotto invece, per non sottolineare troppo di avere delle gambe, perché in teoria il genio non le ha perché è un personaggio magico e svolazza qua e là, ho deciso di indossare dei pantaloni neri, quindi che si notassero poco, però comunque sia sono dei pantaloni in stile harem, quindi sono molto larghi, col cavallo basso, molto ampi sotto, e questo stile harem, che quindi è così baggy clothes, è così ampio, ricorda anche molto lo stile hip hop, in cui molto spesso si indossano dei pantaloni particolarmente ampi, oversize diciamo. Tocco di colore sui polsi, invece di mettere dei bracciali dorati, che poi corrispondono alle manette del genio, ho deciso di continuare sullo stile street e quindi di prendere dei polsini gialli, gialli fluo ragazzi, mamma mia, però dei polsini veri, cioè in stoffa, dei veri e propri polsini di spugna. Scarpe sportive che non si vedono, però in realtà avevo indossato le mie Puma azzurre, delle scarpe da ginnastica un po' smorfiosette con questi fiocchi al posto dei lacci. Tocco finale che fa del personaggio il personaggio, inventato ma il personaggio, è la parrucca. La parrucca che molti di voi hanno già riconosciuto dalla scena Gorfurgone, che è questa parrucca dai capelli lunghi, diciamo celeste indaco, quindi che richiama sempre i colori del genio, e con questi due grossi ciucci in testa, questi due codini in testa, che danno al look un tocco molto spice, molto anni 90, ma anche molto idol. Il trucco che mi ha fatto Silvia era bellissimo, molto molto intenso, con del dorato sulle palpebre e poi tocco di classe, queste labbra blu, che tra l'altro abbiamo fatto con una delle mie tinte dalla scena Gorfurgone, e il risultato è stato quello che vedrete nel videoclip. Bene cari amici, questo era tutto quello che avevo da dirvi per oggi. Fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace e aspettatevene altre per i prossimi videoclip dei Vector Broadway. Ci vediamo alla prossima amici, ciao!